Lo abbiamo ascoltato durante l'apertura del Cartoon Music Contest e come promesso sta per tornare sul palco con un grande spettacolo prodotto da Lucca Comics and Games. Non è solo, infatti con lui sul palco stasera ci sarà il coro Anime Maniacs Corp, ma ci saranno anche guest star come Pietro Ubaldi, Luigi Lopez, Maurizio Merluzzo, e qui per deliziarci con le note che negli anni 90 lo hanno consacrato principe delle sigle attraverso un viaggio d'anime, fate sentire il vostro applauso per Stefano Bersola. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi. Quando mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo. No, invece mi fermo per una ragione molto semplice. Vi devo parlare di questa canzone, perché se sono qui con voi lo devo proprio a Pinocchio, perché no. È una canzoncina magica, è nata solo 37 anni fa. Io non la volevo nemmeno cantare, ve lo confesso. Il produttore delle Riccia mi disse: ma Luigi, la fai così bene, falla tu, l'ho fatta. E lo ringrazio ancora, perché se non fosse stata per quell'insistenza io qui non ci sarei. Pinocchio, perché no, è una canzone intramontabile, è come diventata una seconda pelle per me, mi ha fatto conoscere tanta gente, voi stasera, che ringrazio, io vi devo ringraziare perché voi siete la ragione per cui io sono qui. Che belli che siete! Vale la pena che io ve la faccia sentire per davvero questa canzone. Ma voi un po' ve la ricordate? Fatemi sentire, datemi una mano, perché è piena di parole sta canzone, io non saprei, vediamo che succede. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi, animo lì, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo. No, mi devo fermare per forza, scusate, mi sono dimenticato una cosa. L'organizzatore mi ha detto: Luigi, non ti dimenticare di chiedere scusa. Sì, io devo chiedere scusa a quelli di voi che conoscono le canzoni dei cartoni animati molto meglio di me. I puristi, gli esegeti, gli appassionati. Perché devo chiedere scusa? Perché io stasera vi faccio sentire questa canzone in una forma molto semplice, non è quella che voi conoscete sul disco, la versione originale, è esattamente come è nata. Io l'ho fatta quando avevo 33, 44, vabbè, faccio fatica a fare i conti, 37 anni fa, ed è nata così, da questa chitarra e da questa vocina. E adesso veramente ve la faccio sentire, non voglio più fermarmi. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi, animo lì, scansa fatica, sono un burattino. Ma sta canzone la vuoi fa o non la vuoi fa?
Ma è incredibile, non posso lasciare il nonno un minuto da solo che mi scappa. Cosa ci fai tu qua? Tanto statene. Guarda qui. Che è il mio concerto, Luigi. No, ti stai sbagliando. No, io sono dovuto correre qui perché ho ricevuto messaggi che mi dicevano: ma sei invecchiato tutto d'un colpo, com'è possibile? Senti, la gente è qui per me, non ti fa strane illusioni, ti sei messo il vestitino della comunione, levatela. Beh. Dai, senti, fa una cosa, stai, dove sta? Stattene un po' dietro perché la gente è qui per me, la star sono io. Ah, davvero? Sì, io leggo scritto sul programma Stefano Bersola in concerto. Si sono sbagliati. Non si sono sbagliati. Loro hanno scritto Stefano Bersola, paggetto. Ma di se non Luigi. Ti ricordi neanche la tua canzone, Luigi. Ma stai lì. Sono venuto qua per curarmi di te. Mamma mia, ragazzi. Vedi, questa è la, fatemelo dire, l'arroganza dei giovani, no? Lui, come sai che dici che io sono vecchio? Luigi, comunque te lo volevo dire. Vabbè. Mi ricordi tanto Geppetto. Basterebbe questo? Io lo sapevo. Va bene, allora fammi dire una cosa. Vecchio? Geppetto? Beh, il vantaggio di essere vecchio, fammelo dire, che è una bella ruffianata per loro, è che ho avuto più tempo da passare con questa bella gente. Chi è? Va bene. Ce la vuoi sempre avere pinta tu, Luigi. Non c'è niente da dai, fare. Dai, no, non perdiamoci in chiacchiere, dai, facciamola sta canzone. Oh, mosse. Te la ricordi? Sì, ma la ricordo, vedi un po' di date da fa, va. Pronti? Facciamola. Naso di legno, cuore di stagno, burattino. Quando diventerai un bimbo come noi? Ma di mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato, il vestitino di carta colorato, farò i dispetti a chi sarà cattivo e sarò buono con chi mi dice bravo. Faccio festa per 30 giorni al mese e il calendario per me, lo sai, non ha sorprese. Natale, Pasqua, Befane, Ferragosto, sempre domenica è per me. E se domenica non è, è festa uguale, lo so. Ma perché per noi no? Che ne so. Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, che cosa fai? Pinocchio, la fantasia è solo una bugia. Son piccoli, non lo so, ma mi intrufolo dappertutto. Non ho paura però, un po' me la faccio sotto. Sono la peste, dei grandi me ne infischio. E terremoto farò se no non trovo gusto. Che confusione laggiù, spostatevi che mi impiccio. Io mi diverto di più se termina in un pasticcio. A lavorare, a scrivere, a studiare, ci mando gli altri senza me. Io sto in vacanza e sai perché? Un burattino non può, ma perché lui non può? Perché no? Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, che cosa fai? Pinocchio, la fantasia è solo una bugia. Naso di legno, cuore di stagno pure. Tu quando diventerai un bimbo come noi? Pan di mollica, scansa fatica, dove vai? Sono trottolino, sono piccolino, circa 70-75 anni, sono un burattino e non mi fermo.